Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della serie principale di The Last of Us parte 2. È da 2-3 giorni che non sto giocando, barra registrando, noi siamo molto avanti rispetto a voi con la serie. Adesso dobbiamo seguire Jesse fino ad arrivare all'acquario, ragazzi. Ok. Vieni, aiutami. Ok, forza, vai. Chissà cosa ci attenderà all'acquario. Okay. Grazie. Cosa hai detto, Tina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi, se questo è... Tranquilla. Non abbiamo detto niente. Sfruttiamo questi momenti per rutare. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto. Gli altri si sono vendicati. Cazzo. Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy, ce ne va. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi e fuori vita. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Non sa Dina che Jesse sa che Dina è incinta, per l'appunto. Merda, è bloccata. Si può tagliare da quel centro con Dina. Proviamo. Ok, prova con Cia Clicker. Qualcosa del genere. Che vuoi che non ci sono mostri? Mostri, infatti. Ragazzi, io non c'ho più cartucci, non so se vedete, ma... Bloccata? Guarda le mie cazzo di cartucci. Già. Ma c'è questo, Jesse. È stranamente aperto. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? No, le frecce. Sì. È vero. Ci devono starci anche le frecce, andiamo a materiale in più. Perché non per starci, anche se non sembra al massimo. Sto scherzando, andiamo. Prima le donne, Jesse. Se me servono proiettili, non c'è niente. Tutti questi giorni sono sempre utili per qualsiasi cosa. Possiamo andare, Jesse, vuole stare qua a non far nulla. Ehi, dammi una mano. Di qua. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. Hanno iniziato a rodare. Non appena? Grande capo in cassone.
Poi attacchiamo le piante. L'ultima volta. Una volta sarà diverso. Sono nervoso. Siamo tutti nervosi. Ma mi ha occupato tutto il tempo. Non faccio il culo a Frisch. Abbi fede. Parli come loro. Non è una scelta, sai. Questa missione può cambiare la storia. Alle spalle questo. Questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando, i serafini, mi pare. Serafini? Io ho sempre sentito ieni. L'hai mai visti? No. Meglio per te. Mamma mia, ragazzi. Adesso dove si va qua? C'è forse un altro negozio che non abbiamo visto, però vabbè, non fa niente. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro. C'è niente. Andare di qua, ragazzi, andare di qua. Insomma, che non abbiamo munizioni. Stavi dicendo, prima, a riguardo di... Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi,
Sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Una moto? Prendiamola adesso, così non impennare. Si può prendere? Dove non c'è neanche la batoia, quindi... Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Alla fine Tommy non l'abbiamo ancora trovato, ragazzi. Parte così importante. Mi tocca nuotare. Purtroppo l'avevo capito. Tocca andare anche di qua, però. Ok. Non ho combinato la strada. Ora. Un attimo. Allora, prima dobbiamo andare... Dobbiamo passare da sotto adesso. Adesso, sì. Non passare da qua, ho detto. Jesse? Allora si entra qua, c'era. Cioè devi entrare qua, non so che posso con quel salto, ma andare a entrare qua. Okay. In cima al camion proprio. La ruota è ancora lontana. Vabbè, ovvio, qua prima, ragazzi, pensate non che mi era... sembra proprio. Tu fida. Non è così, c'è tipo solo una strada prima. Ce la fai a passare da lì? Vediamo. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà, io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo Joe. E non sopporto sia finita così. E a chi lo dice? Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Eh sì, qua è il cavallo con il coniglio. Storiella. Non fraintendere, sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Sì, certo, ovvio, no? Come sei bellissimo e non sei il mio tipo, cioè, in faccia proprio. C'è altro da lutare, ma carne in cima. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Qua ci stanno andando troppe risorse, è un breve fight. Porca miseria, ragazzi. Una iena era quella. Bravo, bello. Quando arrivo.
tempo da cane. Non è facile guidare la barca con questa tempesta. Puoi essere equipaggio. Avrai la tua occasione, come tutti. Scavo un mazzo, ragazzi, tanto... Il cane prima o poi ci sgama, quindi... Mi piace il cagnolino, ma... Sono nascosti in terra! Guardale! È lì! Da quella parte! Li vedo! Non ti ho visto nessuno. Da parte! Avviciniamoci! Ricevuto! Quello era l'ultimo, vero? Sì. Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Qua è pieno di robe da spulciare, di negozi da... da vedere, insomma. C'è qualcosa di buono, di utile, ma... Ne dubito, ragazzi, ne dubito che ci sia veramente qualcosa di... Non c'è niente. Ma invece qualcosa ci può sempre essere. Anche non siamo un brother, però di quello non ci può essere. Pieno di sopra questo. Le pillole, non c'è niente gratuito. Buoni sti tre colpi di pompa, ragazzi, mamma mia. Vediamo se qualche craft possiamo fare. Abbiamo 69 integratori. Pensiamoci per farci esplosivo. Ragazzi,
Niente, fa. Andiamo già, andiamo. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Forse. Forse sarà impossibile da raggiungere. Oddio. Come cazzo lo attraversiamo? C'è quella strada. Ma è parecchio lontano. Oppure c'è quella. C'è. Molto meglio. Forza, di qua. Buona la barca, ragazzi. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca? Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. Cos'è, un kit questo? Non è un kit. È uno schifo qui. Non mi dire. Andiamo a vedere dove sono questi qua, ragazzi. Andiamo a queste parti. Ce l'ho, forza! Mamma mia, non rubare questa barca. Quattro, passatevi a terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Come c'è chi è intruso? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri. E Tommy, ragazzi, per forza, cecchino. Sono troppo gasato di rivedere Tommy, dai. Vecchio, quando me lo vuoi prendere sta corda me lo dici, eh? Mi raccomando, cioè. Niente, ragazzi, è andata proprio. Anzi, vediamo Tommy e sono strafelice. Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela.
Cioè, da un'altra volta soldi, ragazzi, mamma mia. Siamo sempre da soli, ragazzi. Non ho capito niente proprio. Arrivano in 40. Da dietro avanti. Ok. Ancora ce ne sono. Dobbiamo rubare la barca, ragazzi, a tutti i costi. Vabbè. Qualcuno la vede? Nelle? Di qua! Che senso? Adesso ho capito anche meglio come si scrive, perché prima la scrivevo con R1, adesso si scrive con L1. Ecco perché prima non la scrivevo mai. Di qua. Anche questa, quindi possiamo scappare. Ma ho capito perché Jesse ci ha lasciato da soli. Qualcuno in vista? Non trovo niente.
quanti come gatti, ragazzi, che non ci becca. Certo che però un po' di munizioni, voi potete anche darmele, eh. Già io sono a secco, poi te... Io mi rubo la barca, questi cazzi dei... Ammazza questo e me ne vado, ragazzi. Sono due, sti balardi. Piccola, un botto proprio. Comunque spero che quello col cecchino, ragazzi, sia Tommy, perché Jesse si è andato da noi per cercare Tommy mentre noi dobbiamo andare a cercare Abby. Oddio, Dio santo. Quindi alla fine speriamo che lo trova e speriamo che è Tommy. Sca sta panicando proprio. Porca miseria. Veloce, ragazzi, veloce. Okay. Barca. Devo guidare io, ragazzi. Ok, nessuno mi segue. Allora, dov'è la tua parte? Devo si chiudeva, ragazzi, l'altra cosa. Penso non ci sia niente da raccogliere. Forse sì. Beh, se stai leggendo questo messaggio vuol dire che ho tirato le cuore. Che ho tirato le cuore. Spero di essermene andato. Per fare tutto quello che ricordi. Cosa dice? Ah, abbiamo un codice! Eccoti. Abbiamo un codice, che penso che si trovi la cassaforte da queste parti. Qual è il codice, ragazzi? Il codice era... Andi, al mezzo scorso. 70 12 64. Quindi...
aspetta. Vado sempre a spulciare queste cose, non si può sempre servire a qualsiasi cosa, quindi vi consiglio sempre spulciate. Ok, munizioni di pompa al massimo, quindi adesso utilizziamo più le munizioni di pompa. Va bene. Proseguiamo adesso, dai. Ho fatto bene a fermarmi, Se pareva. Iniziamo. Ci lascio a piedi, ragazzi. Andiamo velocemente a questo acquario. E direi. Sperando ragazzi di andare a torre giù, stiamo andando completamente a caso però. Cazzo. Fatela fuori! Arriva! Oddio. Che merda sta pistola, ragazzi. Stronza! Stronza! Fammi un pompino, stronza, mamma mia! Che cazzo, pugnale di merda! Mamma mia, se non devo venire qua, ragazzi, vi giuro, vi spacco le ossa! Vedevo 70 punizioni e stavo pure morendo, cioè. Lupo di ieri di merda proprio. Che altro da vomitare. Anche se è vecchio, perché non mi ha preso l'arma. L'avevo mirato in testa proprio, ragazzi, a quello là. Si sa come. Ma... penso... non so come
si debba proseguire, ragazzi, non ho tutta l'idea proprio. Perché... Perché sono morti, quindi alla fine non... Andiamo. Come se si è chiuso. Qua lampo di blu. Ancora tu. Sempre lei, ragazzi. Mamma mia, buona sta lama, ragazzi. Quando utilizzi A? Mamma mia. Lo chiami culi con quella proprio, eh? Questo, ragazzi, che bello! Mi devo giocare qua. Ho già 7 viti proprio vicino al banco da lavoro, secondo me è una gran fortuna. La stabilità, ragazzi, del pump non è molto importante questa per fightare. Mamma mia, ragazzi. Non c'è questa. Vabbè, già che ci siamo, ragazzi, ho potenziato tutto direttamente, mamma mia. Perfetto, perfetto. Non ci batte nessuno, ragazzi, adesso proprio. Ah, porca troia. Non ho il tempo di dirlo, non ci batte nessuno, non già. Lama, ragazzi, per pudore. Allora, io devo passare da quella parte. Oh,
Ora vediamo. Mamma mia. Ho detto che questi episodi, ragazzi, senza bloater non sono episodi. Ve l'ho detto che c'è il bloater. Per forza. Poi non ce lo metti un bloater. Maledetti bloater. Quella sì che ci capitava ovviamente, sempre a noi, no? Yeah, man.